Saltavo sui letti, correvo per i corridoi. Non farti male, mi ripeteva. Poi mi regalò questa vecchia reflex. Mi comprava solo quaderni di carta riciclata. Ho conosciuto prima la raccolta differenziata e poi le tabelline. Quando mi portò a New York per la prima volta, mi chiese cosa avrei voluto fare da grande. Eravamo su un grattacielo e io risposi solo: a me piace stare qui, sospesa nell'aria. Le piante mi hanno insegnato a capire le persone. Così la mia mamma era un glicine sempre in fiore. Il ragazzino che mi piaceva lo immaginavo come un cactus. Per costruire un palazzo si parte sempre dalle fondamenta, mi diceva mia mamma. Il mio primo progetto lo ricordo emozionante, almeno quanto quella vista su New York. Insieme. Alla mia prima mostra non mi aspettavo che venisse, invece eccola lì, guardarsi in quel suo ritratto piangendo un po'. Era la mia mamma. Insegno al mio bambino di 6 anni a rispettare lo scorrere del tempo e ad avere pazienza. Guardo le mie bambine da un obiettivo, quello della fiducia. Più alto voleranno, più vedranno lontano. Se inseguiranno i loro sogni, qualsiasi cosa accadrà, sono sicura che andrà tutto bene.